Si spalancano le porte del Consiglio regionale per il sindaco di Pagane Alberico Gambino. Il decreto della Presidenza del Consiglio con in calce la firma autografa di Silvio Berlusconi ieri pomeriggio è stato notificato a Gambino dai Carabinieri, con un dettaglio tutt'altro che secondario. È retroattivo. Infatti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberico Gambino sarebbe dovuto tornare a Napoli il 27 febbraio. Contemporaneamente al suo ritorno alla guida del comune paganese. Sembra non avesse dubbio su questo il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli, che addossa il ritardo all'inettitudine dell'apparato burocratico regionale. È proprio l'inettitudine, a volte l'incapacità di chi ci gestisce in Regione Campania nel suo complesso, e parlo chiaramente della classe burocratica, oltre che qualche volta anche della classe politica, ha reso necessario un decreto uguale, identico a quello che l'aveva sospeso, sempre a firma di Berlusconi, che ha ripristinato la legalità. Ovviamente Alberico Gambino meritava questo ruolo perché glielo hanno dato gli elettori, è il più votato degli uomini peraltro, perché è vero che c'è la ministra Carfagna che ha preso più voti di lui a Napoli, che è una provincia di 3 milioni di abitanti, ma è anche vero che poteva usufruire della doppia preferenza, invece Alberico Gambino ha usufruito di un voto singolo e oggettivamente ha raggiunto un risultato storico che nessuno aveva mai toccato. Sono molto felice per lui, ma anche per i quasi 30.000 cittadini della mia provincia che avevano votato lui e si erano visti privati della loro rappresentanza consiliare. In tanti si sono chiesti se era proprio necessario infatti un decreto firmato dal presidente Berlusconi per chiarire l'arcano, se per caso la questione non potesse essere risolta in sede napoletana. Gambino spiega, non senza dribblare ogni tipo di polemica. Il presidente Berlusconi non ha fatto altro che dare seguito a una legge dello Stato. È per questo motivo che, dopo aver sentito il ministro degli interni, il ministro Maroni, e il ministro per i rapporti con le regioni, il ministro Fitto, lui stesso poi doveva firmare questo provvedimento, che ha firmato e che era una cosa molto più logica e più naturale rispetto a quello che si voleva fare apparire qualche tempo fa, una cosa del tutto anomala e strana. Ha le idee chiare anche sul futuro della sua Pagani, il supervotato primo cittadino che si dimetterà non appena sarà effettivo il suo reintegro in Consiglio regionale, affidando le sorti di Palazzo San Carlo al suo attuale vice Fabio Petrelli. Nel momento in cui sarò convalidato consigliere regionale, lascerò la carica di sindaco del comune di Pagani, lascerò la carica di sindaco del mio comune, mi occuperò per il ruolo per cui sono stato eletto circa un anno fa, un ruolo importante, un ruolo attraverso il quale si possono fare grandissime cose. Palazzo San Carlo non si lascerà mai, Palazzo San Carlo è un pezzo del mio cuore.